Sono dunque ad aprile prossimo Sì. ne compisco 96. Dunque la mia amicizia col Papa nasce dalla mia precedente, ma di poco, precedente amicizia con il cardinale Martini. Martini. Cardinale Martini la pensava come il Papa, cioè vedeva la necessità che la Chiesa tenesse conto in quale tipo di società opera. E siccome la società è mobile, cambia, ecco, Certo. allora La Chiesa deve attrezzarsi e la deve... Chiesa, per tutelare il nocciolo della religione, deve affrontare il nocciolo della cultura sociale. E quando Martini mi invitò a visitarlo, andare da lui, eccetera, lo fece perché vedeva che io, essendo non credente, stabilì però pubblicamente, ma anche con le persone interessate, che c'è una differenza profonda tra il non credente e l'ateo. L'ateo è uno che vive, fa la sua vita, fa peccati, non fa peccati, ha virtù, non ha virtù, ma ha la convinzione che quando viene la morte scompare per lui, per il suo sé, tutto, non c'è E niente. invece il non credente? Il non credente, come me, crede che esiste un essere divino, un essere. Questo essere, nel caso mio, io penso che sia il caos. C'è il caos, l'universo dove viviamo. È caotico. Che vuol dire? Che tutta l'energia che ognuno di noi, la morte libera l'energia, quello che resta dopo morto non sei tu, È la mia energia, lei è dice. non la tua, è una quota di energia che entra in un essere il quale, mentre riceve energia, la perde perché crea nuove forme. Nel mio caso è stata così per i libri che ho letto, per i libri che ho scritto.